Ciao ragazzi, come state? Oggi vi mostro cosa ho acquistato dal shop Disney, quindi dal sito internet del Disney Store, per ricevere gratuitamente la chiave di Star Wars, come vedete. È veramente molto molto bella, identifica appunto una spada laser è bellissima, cioè la adoro. È un po' rovinata, adesso mi rendo conto che è un po' rovinata. No, forse è fatta così. Comunque molto molto bella. Non so perché hanno protetto il cartoncino più della chiave in sé. Quindi questo è il nuovo cartoncino Star Wars Shop Disney, Disney Store della Lucasfilm. Qua, che la forza sia con te. E questo è il classico bigliettino che stanno mettendo un po' in tutte le chiavi Disney. Per chi non avesse visto i miei video precedenti, al momento questa è la terza chiave che ho, quindi questa è quella di Star Wars che ho ricevuto adesso, questa è la chiave di Cenerentola per il 70° anniversario e poi la primissima chiave che ho deciso di prendere era quella appunto quella di Natale. Che sì, non c'è niente di particolare, cioè semplicemente i personaggi Topolino, Minnie e Pluto con un pupazzo di Nero, quindi veramente easy. Da Natale, quindi da quando hanno realizzato questa qua di Natale, sono uscite anche quella di Frozen, quella di Frozen The Snow Queen, che è l'ultima uscita prima di quella di Star Wars, che non mi è piaciuta, infatti non l'ho acquistata, era tutta glitterata, non mi faceva impazzire. Quindi hanno fatto quella di Tigro, poi c'era quella di Paperino, che purtroppo non sono riuscita a prendere, anche perché non l'avevano messa sul sito, ma potevi acquistarla solo andando direttamente in un negozio Disney, e ovviamente io non ne ho uno vicino. E poi, aspettate, Tigro, ah sì, quella di Minnie è anche uscita, e se non sbaglio anche quella di Topolino, però io questa delle chiavi, diciamo, l'ho iniziata da poco come collezione, e quando apriranno i negozi Disney Store proverò ad andare a vedere magari se riesco a trovarne delle altre, ma per il momento sinceramente non è proprio collezione, ma prendo quelle che mi piacciono. Anche perché per acquistarle, insomma, per riceverle, bisogna fare un acquisto di almeno 20 euro. Allora, per questo ordine ho acquistato questi due articoli. Allora, l'alieno di Toy Story. Io adoro gli alieni di Toy Story, sono bellissimi, sono super fantastici. Guardate che bello che è, cioè è stupendo. E non è tanto squiscioso, quindi è proprio un peluche abbastanza rigido, ma hanno fatto la base, e questa cosa mi piace tantissimo, dura, sentite, in modo tale che stia in piedi. Ovviamente adesso c'è il cartellino di Toy Story 4, l'alieno, che fa un po' da contrappeso e quindi un po' lo tiene basso. Questo il suo prezzo è di 12,90, che effettivamente non è poi così economico, però è realizzato molto bene. Come vedete ci sono tutte le cuciture anche nella bocca, c'è il disco, il pianeta, la cintura, insomma è realizzato molto bene e ci sta, insomma mi piace moltissimo. Io stra adoro questo personaggio della Disney, bellissimo, quindi sicuramente sarà qua insieme a Stitch. Poi un'altra cosa di cui vado molto fiera è, allora, io ragazzi il pacco l'ho aperto subito appena arrivato, perché mi ero resa conto che era stato aperto e scocciato con lo scotch delle poste. Mi è venuto un mezzo colpo perché ho detto qua mi hanno ciullato qualcosa, sapete, la mia solita fortuna, no? Quindi l'ho aperto subito e quando ho visto questo, ragazzi, non ho resistito e ho aperto anche questo perché è qualcosa di stupendo, bellissimo. Sapete che io sono un'appassionata di Iron Man, quindi Robert Downey Jr. per me è un mito, Tony Stark è super fantastico, insomma non ho potuto non acquistarlo. Hanno fatto questa serie delle Stark Industries, ecco qua, dove hanno realizzato un berretto col frontino, questo, poi una borraccia, una bottiglia borraccia di quelle termiche che vanno adesso di moda, e dopo una felpa, se non no, la felpa no, mi pare che fossero tre o quattro cose, insomma, marchiate Stark Industries. Questo mi ispirava tantissimo, però costava
secondo me parecchio, però vedendolo forse ci sta anche come prezzo. Ve lo faccio vedere qua dietro. Il prezzo sarebbe 22 euro, che a vederlo adesso direi che li vale. Io non l'ho pagato 22 euro, era scontato, l'ho pagato 14, quindi fantastico. E quasi quasi, ragazzi, vi giuro che ne prenderei un altro, perché non vorrei neanche usarlo, questo qua talmente mi piace. Allora ve lo faccio vedere, intanto è gigantesco, cioè, guardate che grande che è. C'è il mondo con il logo appunto Stark Industries, Changing the World for a Better Future, quindi cambia il mondo per un futuro migliore. Lo apriamo. Come vedete, qua nella parte di sinistra abbiamo delle tre taschine, appunto per mettere la card, fogli, insomma quello che occorre. Non sono tanto profonde, infatti, vedete, questa la prima finisce da dove inizia la seconda, e anzi, l'ultima proprio è bassa bassa, quindi sono più che altro per delle card. Abbiamo una taschina interna, poi l'interno, come vedete, è tutto marchiato Stark Industries, quindi wow! Qui a destra invece abbiamo questo super gigantesco quaderno con proprio ormai il logo, insomma, di Tony, il suo cuore, Changing the World for a Better Future, quindi cambiare il mondo per un futuro migliore. Tutto è forse spiegabile tramite la scienza. Qui abbiamo la firma di Tony Stark, CEO of Stark Industries, quindi il capo delle Stark Industries. Dentro pensavo fosse semplicissimo, invece ragazzi, guardate che bello che è tutto a righe, con proprio il logo Marvel qua sulla sinistra in piccolino, logo della Stark Industries, e poi dall'altra parte, ah no, avevo letto Disney, ma no, è tutto Marvel. Ed è bellissimo, poi è una carta bellissima, cioè veramente io questo qua non lo voglio usare, ragazzi, è troppo bello. Si può anche togliere, perché è all'interno di una tasca, dove su questa tasca vediamo anche il logo del Disney Store con ovviamente anche il logo della Marvel. Non è finito, perché poi abbiamo anche la penna. Ovviamente non poteva mancare la penna, questa non l'ho ancora tirata fuori, facciamo piano, ok, perfetto, è tipo, ecco, pelle, veramente bellissima, no, questa è una penna ed è super gigantesca, mi piace tantissimo, veramente è super professional, è nero lucido con l'argento, abbiamo sempre il logo Stark Industries, logo Marvel, la firma di Tony Stark, la penna è anche chiusa, vedete? Al pallino che non si che non esca, diciamo, il colore, e cioè fantastica, cioè ragazzi è veramente qualcosa di, cioè lo stradoro, e guardate che sono su seria, sto veramente pensando che se per caso dovesse uscire una nuova chiave Disney, mi sa che io ricomprerò di nuovo questo, se è sempre scontato, perché è bellissimo, cioè veramente lo stradoro, questo qua lo tengo proprio per collezionismo, cioè è wow, bellissimo, 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 e veramente non credevo che fosse così, le foto del sito non gli rendono per niente giustizia, cioè wow, wow. Quindi niente ragazzi, queste sono le due cose che ho acquistato appunto per ricevere la chiave di Star Wars. Ve la rifaccio vedere, molto carina, sinceramente forse avrei preferito che mantenessero il castello, quindi questa parte qua del castello che è molto carina, e la scritta Star Wars magari potevano metterla, non lo so, qua sulla D, non lo so, però sono contenta perché sono anche una fan di Star Wars, non di quelli nuovi sinceramente, perché non li ho ancora visti quelli nuovi, ma di quelli vecchi di una volta, quelli sì, mi sono piaciuti tantissimo. Bene, ok ragazzi, quindi per questo video è tutto, ditemi cosa ne pensate, se vi sono piaciuti i miei acquisti, se vi piacciono anche a voi le chiavi Disney, se ne avete.
Insomma, scrivetemi. Io vi ricordo che potete trovarmi anche su Instagram, su Twitter, Facebook e Tumblr e ovviamente sul mio blog, quindi vi aspetto numerosi. Mi raccomando, pollicioni in su e io vi saluto. Un grande bacione e al prossimo video. Bye bye!